Buongiorno, giovedì, dopo 5 giorni di sole un po' d'acqua ci voleva, mancava, che vi devo dire, mancava. Vabbè, va, non commento, io Bonino, sennò qua, davvero, sbrocco tutta la mattina, vabbè. Niente, io volevo dire una cosa che è successa a me, ma è successa anche ad altri follower. Allora, ripeto, se c'è qualcosa che lo si pubblica e non vi garba, non c'è nessun problema, o non lo commentate o non ci mettete il like, il cuoricino, fine, non c'è bisogno di segnalarlo, fare, poi lo bloccate, poi sbloccate, cioè che cazzo è sta roba qua, fante? Cioè, che cos'è sta roba qua? Cioè, non vi allora, io tante volte i vostri follower, eppure magari alcune cose non mi garbano. Basta, fine, non la ignoro, non fa nulla, Dio Bonino. Fa nulla. E passo oltre. Poi magari c'è qualche altro post che mi garba e ci metto il like o lo si commenta. E questo è il discorso. E questo è successo anche alla mia amica Pina e altre persone. Adesso non mi ricordo tutte, comunque ho menzionato Pina perché è la mia amica e praticamente ne parlavamo di questa cosa qua. Quindi il discorso è, se c'è qualcosa che non vi garba, non lo segnalate, non fate nessuna segnalazione, non fate like, non commentate, punto e basta. Perché ogni volta che voi fate una segnalazione, a noi arriva un messaggio con scritto che Instagram ti ha rimosso con questo, ti ha rimosso con questo. Ma non è tanto che uno dice, oh, chi se fotte, tanto. No. Il problema è che dopo tot segnalazioni ti vanno a bannare il profilo, quindi io non voglio rifare un profilo che Dio Bonino, è più di 4 anni che sto profilo, no? C'è solo un botto di foto, non mi va di rifarlo, anche perché poi non lo rifarei e me ne andrei fuori i coglioni, quindi ecco. Quindi diciamo che ecco, evitiamo di fare queste segate qua da fantetti da asilo, dai, su. Dai, ok? Bene, io vado a fare una passeggiata, visto che sono libero stamane, visto col tempo, ma il tempo è così, quindi mi ha liberato una giornata e niente. Ciao a tutti, buon giovedì, chi è al mare beati loro, chi è in città a lavorare, qualcuno lo deve fare. E niente, alla prossima, ciao a tutti, buona giornata.